because I find all mine underneath. E bella a tutti ragazzi, sono Gil. Aspettate un attimo che sistemo. Ok, oggi sono un nuovo video in cui proverò a sfidare Velox, nel senso che lui ha fatto un video in cui faceva una sfida che si chiamava tipo Swap Challenge, non mi ricordo come si chiamasse. Comunque switchava ad ogni kill con le mitragliette, visto che io sono uno sniper. Ho detto cazzo, posso provare a farla, affanculo, posso provare a farla usando però gli sniper, anche perché è un pelo più difficile e quindi potrebbe venire una bella cosa. Poi ovvio cerco di fare un bel risultato, non è che sto lì a dire oh Dio, ho fatto meglio di Velox o oh Dio, ho fatto più schifo di Velox, perché oddio puttana bastarda, allora devo killare di P06. Raga, vi giuro che se lì avessi avuto le armi normali avrei clippato, però vaffanculo, devo fare le challenge, quindi le facciamo. È un pelo più difficile con lo snap, cioè no, non un pelo, abbastanza più difficile, però secondo me può essere un bel video, cioè si è fatto bene. Cioè intanto, se non avessi accorti, contro Red Acroy e Red Woody, che penso siano nei Red, che è tipo il clan più forte secondo me in questo momento di sniper, quindi ciao. Ok, ok, riswitch. Ok, ok. No, raga, ci stava, ci stava. Non stiamo andando male. Non stiamo andando male, raga. No, hanno tirato il Wright. Puttana bastarda, lo sapevo. Quanto li odio quelli che tirano i Wright su frattura. Cioè, vuol dire che proprio la vita ti fa abbastanza schifo. Ecco, su frattura succedono queste cose. Puttana bastarda, devo killare di Locus. Dove cazzo scappi, fratello? Allora, bro, dove vai, bro? Esci lì. Che cazzo è che mi spara? Oh, il Wright. Devo killare di Locus adesso. Oddio, devo killare di Locus. Oh, bro, bro. No, vaffanculo, che cazzo switch, bastardo. Allora, dobbiamo killare di Locus, no? Figurati se lo prende, quanto ci fate, quanto ci fate. Lo sapevo! Puttana bastarda. Allora, quelli che se ne vanno via queste cose che mi stanno già sui coglioni. Allora, cerchiamo di riprendere molto tranquillamente e facciamo meno schifo. Ok, uno. Minchia, di nuovo il Wright, madonna che palle. Devo killare di Locus adesso. Devo chiamare il cazzone. Oh vabbè, lol, mamma mia. Oh, uno deve fare le big challenge per prendere i big like su YouTube e non può. Non ci sono più gli avversari di una volta che ti rispettavano. Mamma mia. Ok, preso. E volevi, vole, guarda che faccia, guarda che faccia. Oddio, ci ho stata tripla lì, raga, vi giuro che avrei pianto proprio. Switch. E muoio, muoio col cazzo di Wright, madonna. Bella, ragazzi, siamo nella seconda partita, perché la prima ci è stata rovinata da quel tizio là che mi sta bando sui coglioni. Allora, ragazzi, cerchiamo di farla, di giocarla meglio della prima partita, anche se sinceramente non è andata male, a parte le ultime 10 morti che me l'hanno fatte perché c'erano quelle ricompense da contro. Però per il resto andava abbastanza bene. Vorrei, beh, riuscissi a fare una quad feed tipo con tutti i swap, che si chiama Infinity Swap. Beh, sarebbe troppo fico, però cioè vale veramente tantissimo come clip. Quindi penso che non la metterò mai, perché io faccio skip. Hit marker. Questa ti è bruciata abbastanza. Cioè, ho visto che stavi rosicando abbastanza. Mi spiace, perché comunque sembrava un ragazzo, però. D'altronde quando becchi Gilbe contro, quitta. Allora, raga, riuscissimo a farlo vedere a Velox questo video, sarebbe tipo il top. Cioè, quindi se avete voglia di darmi una mano, sponsorizzate o condividetelo dai vostri amici. Così fa, magari finisce che lo vede anche lui, mi piacerebbe troppo. Perché alla fine è uno youtuber che io seguo da veramente tanto tempo.
Quindi piacerebbe troppo che magari vedesse. Cioè, in realtà un mio video l'aveva già visto e mi aveva pure commentato, ma avevo pochissimi iscritti, ne avevo tipo 200 tipo. E mi aveva commentato, non mi ricordo, forse aveva scritto tipo una faccina, cioè due punti parentesi, e tipo mi ero, avevo il durello proprio, cioè tanto il durello. Anche perché Velox è lo youtuber a cui aspiro, ma non nel senso che voglio diventare come lui, cioè anche mi piacerebbe, perché alla fine è uno dei pochi, cioè penso sia il pilastro di Call of Duty in Italia, anche perché da molti anni non ci sono youtuber che portano solo Call of Duty. Quindi il fatto che ci sia uno che adesso porta solo Call of Duty è una gran cosa. Poi ovvio porta anche altri minigiochini, però il gioco più rilevante sul canale è Call of Duty. E quindi vorrei diventare quello che è la corrispondente sua, ma dello sniping. Quindi vorrei essere il punto di riferimento in Italia dello sniping. Ma non perché io sia forte o alto, perché in Italia, poi a breve farò una serie in cui vi faccio vedere secondo me quali sono gli sniper italiani più forti. E quindi io non mi reputo forte o comunque più forte di qualcun altro. Io sono uno youtuber normalissimo che porta video con lo sniper. Oddio, era con lateral, però non me l'ha data. Ok, switchiamo. Oddio, c'è uno dietro. Il cazzo è finito. L'ho subito con il noscope. Semplicemente mi reputo un buon giocatore con lo sniper. E comunque è uno dei pochi che fa video con lo sniper per clippare. Una volta c'erano Vrat, Sisma, però Vrat fa un video ogni volta che Joey si scopa una tipa. Poi c'era anche Sisma, però adesso sto cercando di farlo tornare a fare video, anche perché vorrei portare qualche serie con altri sniper. Poi vabbè, c'è Picto che però porta trickshotting. Oppure c'è Blur che però fa più video vlog che video di Call of Duty. Frecciatine. LOL. Switchiamo. Che bello, ogni cazzo di partita, puttana bastarda, c'è sto cazzo di Vright in me. Madonna, ogni partita. Cioè, regà, come cazzo è possibile che ogni partita c'è quel fottutissimo Vright? Cioè, vivete in simbiosi con il Vright? Cioè, se non mettete il Vright nella classe non vi funziona il gioco? Ma perché, non so. Secondo me avete dei fottutissimi problemi. Poi sto ritardo che gioca con quel cazzo di arma lì, che l'avevo pure trovata nella cosa e non l'ho mai usata. Penso di non aver mai fatto una kill con sto cazzo di... Come cazzo si chiama già sta arma? Che non me la ricordo nemmeno. Tanto mi fa schifo. Coglione di merda. Succhiami il cazzo. Cioè, raga... Ma vi rendete... Scusate. Allora, quel ritardato lì, Giancappelle B2000 fottutissimo 1, ha quel cazzo di 20 depositi. Slumu 97 ne ha 24, cioè, ma io mi chiedo, puttana bastarda maiala, che cazzo giocate su frattura se depositate... Ma cosa... Che cazzo venite a giocare su frattura? Che è quella puttana bastarda modalità per gli sniper, e voi venite qua e me la rovinate. Teste di cazzo. Mamma mia, oh. Guarda questo qua col pompa! Ma stai scherzando? Cioè, raga, è iniziata 4 minuti fa la partita. Questi coglioni l'hanno già fatta finire. Cioè, ma raga, ma sono io il malato o sono loro, puttana bastarda? Vabbè raga, questo video spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e condividetevelo insieme tra amici, tra amichetti, dai. Ciao belli.